Io sono forbici che sono delicate, se le rovini non taglia mica più, eh. Non le vedo convinte, eh. Buone, buone. Dopo capiscono. Vedo che con una sacerdotta lì qui, allora la più bella lena che la vuoi lì qui, la sei in merda tutta. Siamo fermi, dai. Ogni quanto vanno tosate le pecore? Ah, andrebbero tosate due volte, a settembre e adesso, ma io lo scorso settembre venne brutto, e poi le pecore hanno una fitta di abbono che diventi matto. E fanno così, poi dopo, quando capiscono che le tosi, danno anche abbastanza buone. Ah, le tosavamo anche da piccoli, ma noi usavamo le forbici di casa, perché i grandi usavano queste, e queste sono, sei capace, le tagli, eh? Io con queste qui ho una mano che non vado a zero, proprio dietro come facevo una volta che vedevi la pelle, io la lascio un po' più lunga, e dopo se viene caldo cominciano ad arrivare i tafani. Sì, eh, teneva anche mia mamma, mia zia, avevano le pecore, vivevano con un po' di una mucca e 7-8 pecore, campavano, eh. Ah, ma nonna la filava, eh. Nonna filava, faceva tutto con la lana, eh. Nonna Elena? Sì, eh. Era brava, filava, la ritorgeva, da buona farfallina. Ti ha mai insegnato a te a filare? No, io avevo imparato un po' con gli aghi a fare le case, ma... Ah, ma mi ricordo come si fa. Vorrebbe... Tanto lavavano le pecore allora. Le lavavano che venivano belle bianche, che la lana era pulita, non era sporca così. E poi... Dopo va cardata. Hanno un affare che va avanti e indietro così, la carda, la sfilacciano. Fa così anche con la canapa. Poi dopo viene filata. Nonna cosa ci faceva principalmente? Ah, faceva tutto nonna. Dalle mutande, i maglioni, le canottiere, le calze. Ma io fino a 30 anni ho portato le canottiere di lana, eh. Foravano un po', ma la vita è tribolata sempre, perché io ho dovuto sempre tribolare. La mia vita è sempre stato lavoro. Che lavoro hai fatto? Tutto. Prima la terra, avevamo la terra così. E poi dopo ho cominciato andare a lavorare, venivi a casa alla domenica, perché si lavorava anche il sabato, alla domenica c'era il fieno, il grano, la legna, il letame, eravamo lassù, c'era sempre da lavorare. Io mi alzavo la mattina alle 4 che era buio, andavo a portare la legna dal bosco nel campo per andarla poi a caricare con le bestie, col biroccio, portella qua,
Con me era tutto un lavoro, tutto un lavoro. Non c'è stato domenica niente, anche dopo sposato lavoravo solo io, sabato e domenica un po' con quella casa, un po' con qualcos'altro, sempre lavorato. Farina! Io sono nato, a me mi piace troppo la campagna. Che poi adesso, la politica di adesso, voglio mettere troppe regole, troppo fiscali, non si va mica più avanti, bene. Però, ricordati una cosa, te lo dico anche a te che sei giovane, eh? Ognuno ha la sua mentalità, noi purtroppo siamo vecchi, però noi siamo venuti su con un'ideologia, un modo di pensare che a farci cambiare le regole adesso è difficile, hai capito? È come un animale che ha un'abitudine e tu gliela vuoi far cambiare, l'animale passa sempre per quel posto, è inutile che tu lo vuoi mandare da un'altra parte, sei abituato ad andare a pascolare lì, va lì. Prima di tutto la politica, uno che fa politico dovrebbe essere come un padre di famiglia, non ci sono figli e figliocci, tanto per cominciare. E la burocrazia bisogna dargli un taglio, perché sennò chiudono le stalle. Non vedi che hanno chiuso 1800 stalle l'anno scorso in Italia per la burocrazia? Allora, queste pecore qui dovrebbero avere le patacche nelle orecchie, vedi i bollini, le marche qui, io le ho nel cassetto, perché queste qui vanno a grattarsi nella rete, si spaccano le orecchie e perdono la marca, dopo non hanno né la marca e l'orecchio spaccato, io sono il contrario, le tengo nel cassetto, le tengo, però hai capito, è inutile, ne ho 5 e poi prendono la roba dall'estero, che tanto tutti i giorni in televisione ci sono discussioni, la roba italiana è super controllata, quella straniera saltuariamente. Io ho comprato un pezzo di prosciutto sottovuoto, che dopo non ti dico la bugia, te lo facciano usare, che ero lì, non lo mangiano neanche i gatti e i cani, hai capito? Nella cotica c'era scritto cinese, l'USL italiana, visto che è rigorosa con gli italiani, dovrebbe guardare anche quelle cose lì. Ma vedi, hai visto i giardini, io non taglio mica niente, sono tutto loro, e più faccio il letame per l'orto. Ah, ogni tanto qualche agnello lo mangio, sì, non è che le posso tenere tutte. Ad esempio avevo una pecora di 9 anni che era ignorante, l'altro giorno l'ho macellata e via. Secondo te che tipo di intelligenza hanno questi animali? Più di noi. Più di noi, sicuro. Sta fermo.